perché l'operazione della polizia è ancora in corso, sebbene ormai sia stato assodato che si è trattato di un assalitore solitario, però in questi casi è sempre meglio essere certi che non vi siano altri complotti in corso, come abbiamo visto anche accaduto in altri paesi, in altre situazioni. All'interno accoltella un agente uccidendolo, si allontana ma viene raggiunto da due poliziotti in borghese che prima gli intimano di fermarsi e poi sparano 4 colpi, lo feriscono a morte. Inizialmente si era parlato di firearm incident, scontro a fuoco, ma poi si è diffusa la notizia che ad occuparsi del caso è l'antiterrorismo di Scotland Yard, segno della probabile matrice jihadista dell'attacco. Alcuni testimoni raccontano di un secondo uomo nell'auto, un caucasico calvo, ma successivamente la polizia fa sapere che l'attentatore ha agito da solo. Il primo ministro Theresa May si trovava al suo interno durante l'attacco, immediatamente evacuata e messa in salvo, ha convocato d'urgenza una riunione del COBRA, il Comitato di Emergenza per la Sicurezza Nazionale. I primi video amatoriali si diffondono sul web, le immagini aeree fin da subito restituiscono la gravità di questo nuovo attacco che rievoca l'attentato al mercato di Natale a Berlino, la tragedia di Nizza, pedoni come birilli. La città è sotto shock, paralizzata, la zona una delle più turistiche della città viene isolata, la metropolitana bloccata, la Camera dei Comuni in lockdown con il divieto assoluto di uscire. Immobile anche uno dei simboli di Londra, il London Eye, la ruota panoramica. Diverse persone sono rimaste a lungo bloccate nelle cabine, inermi. Avete sentito, non ci sarebbero italiani coinvolti nell'attentato. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso cordoglio per l'odiosa e insensata violenza.